Ciao a tutti i guerrieri e ben ritrovati in questo nuovo video di Blox Fruits. Io sono Frost e oggi andremo avanti con questa bellissima avventura piratesca molto fantastica. Allora, miglioramenti fatti off camera, tutte le stats al 380 come potete vedere. Crew Bounty e Crew a voi lo show. Allora, abbiamo sempre i soliti e poi c'è Rias che da quando ha iniziato a giocare ora si è fermato al 488. Jesse sta al 700, Leo al livello 888, quindi grande Leo. E poi Ruteni 1033, tutti fantastici. Kami, White e Keitaro non so se continueranno, però intanto il Crew Bounty procede anche molto bene. Ho farmato pure io Crew Bounty, devo arrivare a 1 milione, sto alla metà. Perché la Saber si evolverà, diciamo, nella Saber versione 2, quando raggiungerò il milione di bounty e farò una kill. Poi voglio farvi vedere il segreto che giace in quest'isola. Allora, qui da qualche parte, vediamo un po', aspettate che ora non mi ricordo tanto bene. Qui no. E qui. Ecco. È qua da qualche parte, raga. Eccolo qua. Eccolo qua. Abbiamo Brook, lo scheletro. E lui ci vende la Soul Cane, che costa 750.000. La spada dei morti. Io non la prenderò. Però per quelli interessati, sappiate che Brook si nasconde qua dietro. Poi passiamo alle quest di quest'isola, che velocizzerò, però ve le farò vedere comunque. Allora, questo tizio qui ha tre quest: Military Solider, Military Spy e Magma Admiral. Passiamo con i Military Solider. Non mi ricordo bene la pronuncia, quindi non linciatemi. Che sono questi tizi qua. Alcuni hanno l'haki e vi potranno colpire. Altri invece come questo non ce l'hanno e quindi non vi potranno colpire. L'obiettivo è farne fuori 9 di questi. Quindi vi lascio allo speed. Ecco fatto, e sono stati sistemati. Questa sarebbe la prima quest. Un po' di fastidio, ovviamente sì, ve lo darà, ma ve lo darà in generale quest'isola, perché hanno tutti i lucky in quest'isola qua. E adesso vi faccio vedere le Military Spy che si trovano qua sul vulcano. Voi salite per di qua e qua iniziate a vedere già la prima. Allora, un metodo molto furbo. Se avete il light o un qualsiasi cosa che possa attaccare a distanza, voi fate così. Attirateli in un punto fino a dove sta il quarto. Poi scattate e iniziate a colpirli a distanza perché il loro attacco è fastidiosissimo. E ora ve lo farò vedere. Guardate. A parte che mi fanno già un botto di male se non scappo. Però vedete, il loro attacco consiste proprio nel tipparsi. Sono fastidiosi. Nonché il fatto che potranno sempre colpirvi loro con questo maledetto haki. E va bene. Poi intanto fatemi vedere una cosa. Il boss, se sì, il boss ci sta. Dopo farò vedere la quest del boss. Intanto velocizzo anche qua per l'ultima speed con questi. Così, in modo tale che vi completo questa quest in diretta. E
E così avete un'idea di cosa fare quando giungerete a quest'isola. Se invece siete già passati, GG, complimenti. E anche questi sono sistemati. E adesso faremo l'ultima quest. Il boss credo che non droppa niente. Poi se mi sbaglio fatemelo sapere nei commenti. Forse ha una piccola percentuale di drop del cappello di Usopp. Però il cappello di Usopp non è granché. Anzi, non è proprio, non fa niente se non sbaglio. Poi se l'hanno aggiornato e mi sono perso qualcosa, ditemelo voi esperti nei commenti. Allora, Magma Admiral, questo sarà tosto, raga, e sarà una bella battaglia intensa. Quindi parte la host, parte la musica, io sono carico e facciamolo fuori. Per pochissimo. Brutto infame, non recuperi subito la vita. Te lo impedisco. No, ma che velocità! Già si è recuperato la vita, non ci credo. Vabbè, no, dai, non ci voglio proprio credere. Mamma mia, ben ti sta. Oddio, 8750 di bounty, incredibile. Questo dà veramente tantissimo. Oh mamma mia, raga, non sapete quanto ho faticato. Spero che non sia lo stesso anche per voi, ma io qui ero da solo, quindi vabbè. È stato quel che è stato. Allora, adesso dovremo dirigerci verso la nostra prossima meta, che sarà l'isola degli uomini pesce. Però intanto mi potenzio prima le stats al 3,83. Ok, ci sono. E sono quasi al 3,84. Allora, inoltre, sì, potrei usare il light per viaggiare, ma ci metto molto più tempo. Vorrei farvi vedere che ho preso il Game Pass delle barche più veloci, perché veramente mi serviva, raga. Non potevo farlo più con Light e compagnia varia perché ci metto una vita, ma veramente una vita. Dunque, una volta giunti all'isola degli uomini pesce, non so se vi farò vedere subito le quest, però vi farò vedere un'altra cosa. E poi voglio un attimo passare al mercato del venditore della frutta, dei Blox Fruits, per vedere cosa sta in commercio in questo momento. Oh mamma mia.
Scusatemi se mi sentite un po' raffreddato, ma questo è il tempo ultimamente, quindi sono stato il primo a essere colpito dal raffreddore. Ma è un raffreddore, non spaventatevi, è un comune raffreddore. Allora, eccoci qui arrivati all'isola della Marina. Allora, Blox Fruit Venditore, cosa c'hai oggi di bello? Allora, bombe spike naturalmente sempre, poi c'è il chop, ice, questo interessa a Jessica, soul, dark, attenzione pure il dark che onestamente mi piace, il mark, il quake, fantastico però, il frutto del guerriero ovviamente non c'è ancora, oddio appena lo trovo questo raga, appena lo trovo, non vedo l'ora. Va bene, dirigiamoci verso l'isola degli uomini pesce, che sono da questa parte. Eccoli qua, questi tre scogli qua, raga. Voi vi dovete dirigere qua e vedete che qua c'è un vortice. Una volta giunti a questo vortice, prima di entrare, dovrebbe esserci colui che vi setta lo spawn, ed eccolo là. Fantastico, ho trovato Tana. Sì, settiamo lo spawn qua. E ci tuffiamo nell'isola. Voilà. Ed eccoci qua. Poi abbiamo qui Nettuno che ci darà le quest. Abbiamo Fishman Warrior, che sono questi qua, che non voglio affrontare adesso, grazie. Poi abbiamo Fishman Commando, che sono questi qua. Se riesco a farli vedere, eccoli qua. Questi sono i Fishman Commando. E poi abbiamo il boss che è qua dentro. E appena arriverò al livello, mamma mia, non vedo l'ora di affrontarlo questo infame. Vi farò vedere gli attacchi come sono infami. E adesso voglio farvi vedere l'ultima cosa prima di chiudere il video. Allora, dovrebbe essere qua dietro. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Se non la trovo faccio un attimo un taglio. Ma è qua da qualche parte, ma sono io impedito e non riesco a trovarlo. Va bene, ve lo dico intanto. Qui c'è il Fishman Karate Style. E vorrei sapere da voi nei commenti se mi conviene prenderlo e sostituire il Dark Step. Anche se io con il Dark Step, diciamo, per farmare mi ci sto trovando abbastanza bene. Però più avanti non so, non penso servirà più, quindi okay, oddio, non mi ricordo dove sta. Veramente facciamo? Cioè, veramente? È qua da qualche parte, raga. Oddio. Ricordo che è da qualche parte dietro questi muri viola. Eccolo, l'ho trovato. Vedete qua c'è una piccola sporgenza viola più scura. Poi non so voi come la vedete, io la vedo viola, magenta, tipo. Poi se non so bene i nomi dei colori, colpa mia. Allora, eccolo qua. Se magari riesco ad entrare. Ah, ecco, di qua si entra. Abbiamo Jinbei, colui che ci insegnerà il Fishman Karate Style. Water Kung Fu Fighting, scusate. Mi sembrava che si chiamasse Fishman Karate Style, ma va bene. Costa 750.000, però ora non lo prenderò. E concludo qua il video. Fatemi sapere voi nei commenti se mi conviene prenderlo. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao guerrieri! E ricordate, se volete joinare nella crew, ditelo nei commenti oppure joinate nel server Discord qua in descrizione e vi recluteremo nella crew io e Jessica. Più che Jessica perché come potete vedere è lei il capitano. Ve lo faccio vedere. Ecco qua, Captain Jessica, vabbè. Ciao guerrieri! Siate sempre forti. Dal vostro Frost è tutto.